Il mio libro racconta la mia storia, una storia semplice ma tra virgolette diversa, una storia di sofferenze e è proprio da queste sofferenze che sono riuscito a raggiungere i miei sogni. Arturo Mariani ha 22 anni e da quando è nato ha una sola gamba, la sinistra, ma quello che per molti è solo un handicap con cui convivere è diventato una spinta per trovare serenità, coraggio e forza, sentimenti che lo hanno portato non solo a riuscire a superare i momenti più difficili, ma anche a diventare calciatore della nazionale amputati. Arturo ha raccontato la sua vita nel libro Nato Così, presentato alla Lamezia Terme in un incontro coordinato dal consigliere comunale Giancarlo Nicotera e a cui ha preso parte, tra gli altri, anche il vescovo Luigi Cantafora. Una vita di speranza, di forza, di dignità e di esempio per tutti coloro che ogni giorno soffrono e lottano, quella di Arturo, che anche se adesso è uno speaker motivazionale e grazie ad un impegno costante vive il sogno della nazionale, non nasconde un passato puntellato di momenti di crisi e sconforto. Soprattutto da adolescente, il momento di crescita che è quello più difficile per un ragazzo, ho dovuto lottare, ho dovuto superare diverse difficoltà. Ma adesso posso dire che anche grazie a quelle difficoltà sono cresciuto e sono l'uomo che sono oggi. Quindi devo dire grazie anche a quello, soprattutto a quello. Tiziana Bagnato per la CNews 24.